Ciao, sono Maria. Eccolo, pronte a fare? Iris. Sto utilizzando viola, lila e giallo e verde. Potete fare viola e lila o tutto lila. E siamo pronti a cominciare. Per prima cosa facciamo quest'assola così dritta. Verso giù. Una piccola asola, più o meno di 1 centimetro. Andiamo a fare queste due parti. Mettiamo di sopra, passiamo per il centro di quest'asola. E andiamo a mettere di nuovo sopra, quasi accanto di quell'altro, così morbido morbido. Apriamo un pochino il nostro nastro. Adesso facciamo la stessa cosa, però di sotto verso sopra. E passiamo con la cruna dell'ago. Prendiamo il verde, giriamo . Faccio uscire accanto perché direttamente di qua farò la foglia. Possiamo fare o al centro la foglia e tirare o ad un angolo di qua o ad un angolo di qua, o facciamo come il petalo della rosa in questa forma che si piega la foglia. Io farò in questo caso in un angolo. Metto l'ago in un angolo e tiro piano piano, tiro e faccio piegare ed eccolo la prima foglia. Facciamo un'altra di qua verso qua, metto della parte di sotto per far uscire l'altra foglia. Qua piegherò come il petalo della rosa, però metterò al centro, piego e metto al centro e tiro, tiro a destra e sinistra e abbiamo la foglia piegata ed eccolo l'iris semplice. Potete combinare i vari colori, fate uno più giù e uno più sopra. Buon lavoro, De Maria Saranovic.